Amici di GAM, ultima puntata qui da Romix dedicata alle voci nell'ombra, al doppiaggio. E qui con me ho l'onore e il piacere di avere Laura Boccanera, la voce storica di Candy Candy. Buonasera a tutti. Quanti ricordi, eh? E per le bambine quanti pianti hanno fatto davanti al televisore? Che presa, che piangevo. Ecco. La doppiavo. Laura, allora, torniamo un pochino proprio indietro col tempo. Ecco, parlaci proprio dei tuoi primi passi nel mondo del doppiaggio, i tuoi inizi. Io ho iniziato da bambina, ho iniziato a 6 anni, per un caso andai a prendere mio cugino e c'era un maestro Carapellucci che all'epoca si occupava delle canzoni di Disney, che mi vide e mi disse: vieni un po' qui tu, e poi da lì ho cominciato a fare la doppiatrice. È stato un caso, insomma. Ecco, tra i tanti personaggi che hai doppiato, compresa Candy Candy, qual è quello che ti è rimasto nel cuore? A parte Candy, diciamo, a parte lei. Rimasto nel cuore Candy Candy sicuramente, perché è stata la prima serie che ha avuto un successo pazzesco ed è una serie che io ho amato molto. Il mio nome è... mi chiamo Candy Candy. E che ho nel cuore è Jodie Foster. È difficile entrare in un personaggio da interpretare, Laura? No, non è difficile, sai, poi questo fa parte del mio lavoro, per cui magari quando sono lì davanti viene naturale, mi viene spontaneo. Difficile, certo, ci vuole parecchio talento e bisogna essere capaci di rifare quello che fanno loro. C'è un aneddoto particolare accaduto durante il lavoro che ricordi con piacere, avvenuto con i tuoi colleghi magari? No, non mi ricordo nessun aneddoto, no. Preferisci doppiare serie animate o i film? Beh, in assoluto preferisco doppiare i film, però mi piacciono anche le serie animate, però che siano serie animate belle come è stata Candy Candy. Hai mai fatto direzione di doppiaggio? Sì, qualche volta. Di grazie a Laura Boccanera. Grazie a voi. Ciao. Ciao.